Mario Artistico, finalmente finisce un periodo, insomma, poco positivo anche per te. Gol importantissimo e finalmente sei andato anche a raccogliere l'abbraccio dei tifosi sotto la Nord. Sì, guarda, mi sembrava giusto per questo ragazzo che se n'è andato. Guarda, queste cose ci tengo troppo, quindi ho pensato di andare lì. Però niente, la cosa più importante è che ci siamo risbloccati, dobbiamo ripartire da qui, no, non abbiamo superato logicamente tutti i problemi che abbiamo, però ecco, con la rabbia, con la voglia che abbiamo messo oggi, ci può dare una grossa mano per il futuro. Ecco, oltre al gol, grande prestazione, impegno, ti abbiamo visto anche in difesa, insomma, aiutare i compagni, segno che Mario Artistico merita di avere un ruolo importante in questa squadra. Guarda, io so così, cioè, ma sono sempre stato così, non è che ho iniziato ad essere così da quando non ho giocato. So delle mie caratteristiche, cerco di mettere a disposizione del gruppo, che vorrei puntualizzare oggi. La squadra ha dato veramente l'anima. Devo ringraziare solo i miei compagni, se ho fatto gol, se abbiamo vinto questa partita, perché sono stati veramente grandi. Un giudizio anche sui tifosi, insomma, come giudichi quei cori contro l'allenatore a fine partita, insomma, cioè, cori non apprezzati comunque dal resto dello stadio. No, vabbè, quello è il pensiero del tifoso. È normale che dopo 6 partite non vinci, raggiungi un risultato così in casa, con tanta sofferenza, è normale che vorresti vedere tutte rose e fiori, però logicamente ognuno ha il suo pensiero, è libero di esprimerlo. Dico, vi manca un po' di tranquillità. No, tranquillità dobbiamo essere bravi a trovarla noi, cioè se non ce l'abbiamo intorno la dobbiamo trovare noi, perché siamo ragazzi che bene o male abbiamo sofferto tutti in passato, quindi queste situazioni sappiamo superare.